diciamo, al 90% della sua realizzazione, una nuova Piazza Repubblica e soprattutto un'altra stazione che, grazie alle maestranze, anche che sono le professionalità di un sud che sa dimostrare sempre le sue eccellenze, ci porta a conseguire questo obiettivo per noi strategico, ovvero di una città europea che completa la sua linea metropolitana e che lo fa attraverso quell'esigenza di connessione della città del futuro che immaginiamo come città dei 15 minuti, ovvero una città dove possiamo in 15 minuti raggiungere un point d'accesso che possa collegare in modo integrato il nostro territorio. Oggi visitiamo soprattutto con le intelligenze professionali, con le maestranze, con la ditta, con i direttori lavori, la realizzazione di questa metropolitana, scenderemo e siamo ad un 90% che ci fa quindi lavorare verso un obiettivo, ovvero ultimare i lavori e vedere nell'ottobre del 2021 anche la messa in esercizio di queste linee. Quasi ultimati i lavori di completamento e sistemazione della stazione Arco Mirelli della linea 6 della metropolitana in Piazza della Repubblica, con la creazione della rotatoria e la prossima installazione del monumento allo scugnizzo napoletano che rievoca l'insurrezione popolare di Napoli del 1943 contro i nazisti. La stazione Arco Mirelli è stata l'occasione per ridisegnare l'intera area, compreso l'accesso ovest della villa comunale, uno spazio destinato ad avvenimenti culturali e a un nuovo ramo di pista ciclabile su Viale d'Oro. Entro fine giugno confidiamo di terminare le parti di sistemazione della piazza e poi si stanno avviando le attività per la messa in esercizio della stazione, che come sapete bene prevede una procedura e un interessamento di più enti, e su questo è attiva tutta la macchina comunale, tutti i servizi interessati e soprattutto anche il concessionario che sta realizzando l'opera. La linea 6 si sviluppa dalla mostra d'oltremare a Piazza Municipio per una lunghezza di 6,3 km, collegando quindi le altre linee delle metropolitane 1, 2, 7 e 8. Tutte le stazioni prevedono un intervento di riqualificazione urbana intervenendo sulle aree di superficie delle stazioni.